Radio Doppio Zero, suona ciò che ami. Più suona e più la ami. Eccoci qua, benvenuti ragazzi, siamo sempre qua in onda su Radio Doppio Zero. A breve arriva Stefania Rinaldi che parlerà con noi ai nostri microfoni. Adesso c'è da dire che c'è Danilo Mingerulli, socio fondatore di questa radio, alla mia sinistra in questo momento sta facendo la regia di questo programma Special Edition per Natale da Muro Leccese. E io vi vorrei effettivamente dire che la fonte di tutta questa radio è di questo ragazzo che ha 14-15 anni e che giornalmente 24 ore su 24 si occupa della radio, una radio che ormai è entrata nel cuore di tutti e che è candidata tra le migliori web radio italiane del 2016. Danilo Mingerulli, fondatore insieme a me di Radio Doppio Zero, il nuovo brand italiano che sta spopolando in tutta Italia. www.radiodoppiozero.it, il nostro sito web ufficiale. Allora Stefania, siamo pronti? Pronti. Prontissima Stefania, Stefania è vesta al microfono, ha aperto subito il microfono, nel sottofondo abbiamo il loop che ci avvisa che siamo in diretta radio, siamo in diretta anche da Muro Leccese quest'oggi, ormai ci segna il nostro programma della regia del quasi 2 ore e 14 minuti e adesso siamo pronti effettivamente per fare la super intervista alla nostra Stefania. Il nostro staff è animatorio, è veramente bravo, abbiamo anche ingaggiato Alex che è venuto qua con noi, Alex da Giordignano, ed è diventato anche lui un membro dello staff di Radio Doppio Zero. Insomma, carissima Stefania, con te dovevo parlare un po' della tua musica, di quello che canti. Certo. A noi in redazione è arrivato qualche file che ci ha portato uno dei nostri collaboratori, che non voglio dire il nome, ma faccio così con chi vuole. Lucio De Salvatore. Lucio De Salvatore, diciamo. Ci è arrivato qualche file dalla nostra redazione, da quello che abbiamo potuto capire noi, si tratta effettivamente di una voce molto simile a quella di uno dei più grandi cantanti italiani di musica jazz, soul, pop, insomma, soul, no? Stiamo parlando di Fornaciali, alias Zucchero. Addirittura, grazie. A noi ci è sembrato questo, poi non sappiamo, poi al limite alle 10:30 quando diciamo abbiamo la possibilità di poter ascoltare qualcosa in più diverso del Natale, il tastativo è quello del Natale, cercheremo di far ascoltare qualche canzone cantata, grazie, dalla Stefania. Parliamo della tua musica. Stefania, parliamo della tua musica, cara Stefania. Parliamo, qual è, perché proprio il soul, il blues? Perché l'anima blues, no? E il soul. Perché ti piace effettivamente la musica che si dice la voce nera, la voce black? Beh, io tendo ad avere una voce nera, avere una voce black. Chi mi ha ascoltato, come dice bene, chi black, sa, sì, black. Si vede che è stata a Londra tanta.